Poesie affisse alla parete esterna del bar e una casetta con dentro decine di libri, una coloratissima Little Free Libraries. È questo il nobile risultato ottenuto da un gruppo di cittadini, membri di diverse associazioni ravennati, che questa mattina si sono dati appuntamento al parco di Teodorico. Abbiamo pensato di venire in un gruppo di persone che credono fondamentalmente nel potere della cultura e dell'emozione. Abbiamo pensato di riqualificare questo muro. Prima l'abbiamo tutto dipinto tono su tono, come ci era stato richiesto, perché abbiamo chiesto naturalmente tutte quante le necessarie disposizioni. Dopodiché abbiamo applicato le poesie, gli stralci poetici o le frasi motivazionali di tanti autori romagnoli, mondiali, perché c'è Neruda, c'è Borges e una serie di altri autori, in modo che anche in lingua, in modo che chi viene qui al parco possa avere il proprio momento di riflessione, di empatia, leggendo, se ha tempo, ai bambini, ai ragazzi, alle persone che ha con sé, i nostri messaggi, che fondamentalmente sono messaggi universali di pace, tranquillità, serenità dell'animo, condivisione e solidarietà. Chi ha preso parte appunto a questo progetto? Allora, scusate se sono molto sudata, ma è stata una mattinata di grande lavoro. Hanno preso parte le invasioni poetiche, che sono questo gruppo di amici che sono andati anche in ospedale a costituire le rianimazioni letterarie che d'inverno fanno, in qualche modo risollevano i degenti la domenica pomeriggio con attività culturali. Poi ci sono i gruppi di sicurezza WhatsApp. Poi ci ha raggiunto e abbiamo inaugurato la piccola cassettina, la piccola biblioteca di strada, Daniela Mingozzi, che ha donato appunto questo oggetto meraviglioso dove si potranno fare scambi culturali con i libri qui. Quindi abbiamo dato con queste persone una possibilità a chi fruisce del parco di trascorrere i momenti di relax più culturali e in maniera più empatica. Una nuova piccola libreria di strada sarà anche qui al Parco di Teodorico, un'iniziativa appunto non unica, ormai sono forse una quindicina le piccole librerie, è un progetto importante per la città, per i bambini, per chi ama leggere e per chi si innamorerà della lettura. Sì, abbiamo perso il numero perché da una sola libreria che doveva essere in Largo Firenze, poi la cosa è piaciuta a me, al gruppo di amici a cui l'ho proposto e anche a tanti altri persone. L'idea è semplicissima: si prende un libro, se ne lascia un altro in modo che ci sia sempre uno scambio che continua. Il libro può essere per bambini, può essere per adulti, qualsiasi cosa, una cosa che rimane nella biblioteca e non si legge più, oppure anche un libro che è piaciuto tanto e che si ha così, il desiderio di condividere con gli altri. A Ravenna sono nate alcune librerie che hanno preso, diciamo, un'impronta particolare più legata all'infanzia, come quella di Largo Firenze, perché è nata in collegamento con una scuola, così come quella alla Montanari ed un'altra che è sorta. Le librerie hanno un tratto artistico in comune, cioè sono realizzate e dipinte da Roberto Papetti, che è noto direi alla cittadinanza, ma anche non solo a livello nazionale, artista prestato all'educazione. Anche il gruppo SOS Chat Ravenna e Forese ha preso parte a questa mattinata per portare cultura al Parco Teodorico. Voi vi occupate di sicurezza, le due cose come si collegano? Beh, sicuramente grazie all'idea della Santini e della collaborazione di Alberto, come gruppo WhatsApp noi siamo prima di tutto cittadini, quindi collaboriamo sia per la sicurezza che per questo tipo di eventi, per far capire alle persone che siamo anche questo, siamo prima di tutto solidarietà, rispetto e civiltà.